Pareggio, tanto spettacolo oggi tra Portopollo e Spezzem. Capitan Fazer, finalmente sei riuscito, riaffronti gli Spezzem dopo un anno di infortunio. Beh, dopo tanto tempo. Mi è mancata molto questa partita. I duelli con Campagna, Graceffa, finalmente è assaporato. Campagna per la prima volta, che bella calda. Campagna per la prima volta non l'ho preso a calci, perché lui... Bella questo intervento. Perché lui partiva sempre da... No, basta, Davide. Perché lui partiva sempre dalla difesa e io avevo sempre una prima puntata nera. Che schifo, t'ha sputato. No, non è sputo. E quindi niente, non ho avuto occasione. Non ho avuto occasione di prenderla a calci. Però una bella partita. Mi è piaciuto marcarmi un bel. Vedo che ti sei fatto male. Però io la metto a fare in un ma è un risentimento alla vecchia vecchia. Chiudire coscio, non so. Spero che non sia un. Diciamo, niente. Però ti vedo soddisfatto dalla partita. Soddisfatto perché abbiamo fatto una buona partita. Diciamo. Un po' di sfortuna. No? Allora, è incredibile perché nelle ultime. Da un annetto a questa parte siamo veramente sfortunati, però io non capisco come facciamo ad essere sfortunati ogni partita. Quindi, cioè oggi alla fine abbiamo preso 4 legni, di cui uno palo linea linea. Loro hanno fatto il primo gol al primo minuto su un rimpallo allucinante. Dico, non dico che hanno vinto di culo, ma noi fortuna non abbiamo mai. Cioè, Nandio. Ma noi fortuna ne abbiamo mai. Tanto non so quanto durerà l'intervista. Comunque, che stavo dicendo? Ah, beh, Marcheros di Fazio oggi articolo 11. Bravo comunque tu a concedere l'articolo 11. Perché il loro portiere titolare secondo me è un gradino sopra. Ma che ci spostiamo, Fazeri? Sì, forse no. Ecco. Fazeri, che bello seguirlo. Dove sta andando? Fazeri. Cioè, Mark Pietro. La tasca Max, gli do il mio phone. Magari che è freddo. Era meglio Di Fazio o Griffo, dai. Allora, Di Fazio è forte, ma Griffo è fortissimo, quindi concedere Di Fazio una parte di una squadra che come titolare è uno fortissimo si può fare. Un'altra squadra Marino. Prossimo turno. Qua parla Brancati che sento freddo e lui la sente forse più. Per te un debito. Minchia Pisciotta, vi rompiamo il culo, facciamo un culo tanto. Pisciotta forza Juve! Vi facciamo piangere. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao. Ci vediamo, ti faccio due tre tunnel, Beppe. Sarà riprete il messaggio. Ciao. Spezzem! Che derby che oggi che abbiamo visto. Bello, un bel derby, dai. Alla fine siamo divertiti. Combattuto. Molto combattuto, però questo gol arrivato nei minuti finali, diciamo, vi ha un po'. Demoralizzato? Scombussolato. Sì. Beh, vabbè. Simone, a te la parola. Ma ragazzi, allora, secondo me il mio parere, che è un po' contrastato nello spogliatoio, è che secondo me gli avversari hanno giocato meglio. Quindi il pareggio va stretto a loro. Poi per come si è messa la partita e stiamo vincendo noi, per carità, quello che vuoi, ci siamo rimasti 2-1, 2-2 alla fine, vincevamo noi. Però secondo me loro hanno giocato meglio. Quei due pali presi che tu hai colpito, diciamo. Sì, hanno preso i due pali, ma hanno preso anche dei pali anche loro nel secondo tempo. Quindi sì, il primo tempo bene o male, pensandoci, ce lo siamo giocato. Abbiamo sbagliato un po' di gol, io ho preso due pali, Umberto ha preso scottato sotto porta. Ma il secondo tempo secondo me ci hanno messo sotto, noi non riuscivamo proprio a ripartire. Non riuscivamo a è stata una partita equilibrata. Loro giocavano alti e noi eravamo costretti a giocare questa palla lunga, che non è un gioco da squadra, non è proprio un gioco. Quindi complimenti a loro. Là. C'è tuo fratello che ti studia. Sì, si chiama Alberto. Vabbè, che dobbiamo fare? Alberto, tu che hai visto dalla panchina la partita, come ti è sembrata la squadra? Confermi che Portopollo hanno giocato meglio degli spaziani? Silenzio sta di molte parole. Non vuole dire niente. Non si pronuncia. Il silenzio sta. Ha parlato Pino. Il mio punto di vista è questo. Il primo tempo abbiamo giocato meglio noi, abbiamo ottenuto il vantaggio e la partita si è chiusa là. Il secondo tempo loro sono usciti, hanno giocato meglio, hanno giocato più alto, il pressing. Scusa, c'è Alberto che mi fa da aiuto regista. Hanno giocato più alti, effettivamente il secondo tempo hanno avuto anche loro le loro occasioni. Hanno preso anche le loro due pali, credo, un palo. Comunque hanno avuto anche loro le loro occasioni, sono stati sfortunati anche loro. È stata una partita equilibrata, secondo me, tutta la partita. Il primo tempo noi, il secondo tempo loro, occasioni tutti e due sprecati. Alla fine il pareggio ci stava. Di Fazio non ha fatto rimpiangere comunque Griffo. Un saluto. Saluto a quel fan di Ciccio Campagna che appena riprende sa che cosa pensa in questo momento.
È un bel fanghetto questo uomo. Si dice qua che Ciccio Campagna fa orchestrale. Ma... No, smentisco queste cose, sono altri i problemi che abbiamo io e Ciccio Campagna. E lui sa qual è. Dov'è Gracef? Gracio o no, forse se n'è andato. A Panchigio. Smeraldi, tu eri l'ex di turno. Come hai affrontato questa partita? Solo un assist. Volevi di più? Oggi in attacco non abbiamo funzionato nessuno, dico, devi dire la verità, né io, né Andrea. Andrea bene in fase difensiva, ma in fase di attacco Busax mi devi guardare. Sì, no, scusa. Ti ascolto. Hai già il foglietto pronto, l'hai letto la prossima? No, banalissimo, te lo dico io. Big man. Comunque, in fase offensiva, io sto cercando di sua passata serio. Parla, no. In fase offensiva abbiamo giocato male, tutti contro attaccanti male. Io, Gracio, Smeraldi e Andrea Caramazza. La patata bollente. Come si voleva dire chi? Comunque, e adesso c'è la partita delle partite almeno. Volevamo arrivarci. Fai Zem contro Panavista. Volevamo arrivarci. Campagna contro Riccioli. No, Griffo, perché io sono il capodanno. Eh beh. Vabbè, magari Griffo contro Barone. No, io sono il capodanno, niente, quindi. Niente. Guardalo. E rispetto al nostro capitano. È capitano. E allora Griffo contro Riccioli. Sì, mi devi chiamare anche Cristian Vieri. Oggi ho preso due pali, mi sono visto incredibile. Alla Vieri. Però mi chiamavo Bobone. Bobone. No, io ci assomiglio un po'. Comunque questo sarà il big match, diciamo, sì, di questa clausura. Posticipo perché sarà alle 7. Ma fate una domanda pure a me. Io te l'ho fatto e non mi hai risposto. Albi non ci sarà, diciamo questo, non ci sarà però. Vi concederanno l'articolo 11 secondo voi? Non lo so perché io ancora non ho parlato con i ragazzi del Paladino. Quindi io non lo so perché lo concederanno. Ci saranno comunque Gracef, Smeraldi, Cantaro? Gracef non si sa, Cantaro neanche perché purtroppo Grafero Busax sono cagionevoli. Ma com'è? Cantaro gli è venuta pure la febbre, oltre la cervicale e la febbre. Che povera. Comunque volete vincerla questa partita? No, la vogliamo perdere. Per dimostrare di... Non lo so. Fammi finire. Dico, dovete dimostrare che voi non siete inferiori ai banalisti. Ma noi non siamo inferiori. Vogliamo vincere e soprattutto convincere. No, prima vincere e poi convincere. No, certo. A me bastano una cosa. Convinciamo. Albertino! No, dai, Busax, faccio altre domande. Faccio altre domande, non mi secca però. Vabbè, io dico che l'intervista può finire qua. Pure brancati. E continuiamo a fare salute. I portapalo come l'avete visto? Di nuovo. A re, ti ho detto che non giocavo bene. No, dico, però quest'anno li vedete più grintosi, magari con Fazzari in più. Ma sai! Sicuramente pure la posizione in classifica ha fatto sì che giocassero in questa maniera. Perché me l'ho messi bene. Comunque secondo me Fazzari in campo gli dà molto questa squadra. È vero, lo confermo. Anche se non è, dobbiamo dire la verità, tecnicamente non è un uomo fondamentale, però proprio si sente veramente è il griffo del portopalo. È l'anima del portopalo. Secondo me è ancora di più del griffo. Non ci vuole molto. Perché lo sai quello della anche Andelkovic è meglio di griffo come. Ragazzi, oggi Simone Griffo si è mostrato in tutta la sua velocità. La lentezza di Verani. Ti presentiamo la lentezza. Perché lui deve giostrare, deve ragionare. La fa Simone sopra la lumaca, due lenti a contatto. Questa è mia, ragazzi. Posso dire una cosa? Prego. Io sarò pure più lenti alla lumaca, ma intanto la baracca la sto tirando avanti. Capo cannoniere. Triplette ha fatto. Due triplette, sei punti. Carrozzone. Disegnare per i prossimi. Sottolinea la condizione degli space. Ah, direi, per continuare il film dell'altra volta, caro Busax, le tue ingiurie non sono servite a niente perché ho preso 27 all'esame. Io non... che ingiuria? Ma... A Gabriele Parisi che ha preso 28. No. Un saluto a tutti i professori, è stato un piacere. Voglio salutare Gabriele Parisi, perché sì, l'altra volta l'ho salutato. Professore, è un piacere darci questa materia. Sì, basta, un'ora. Niente. Speriamo Alberto, ultimo saluto. Questa sarà una bella partita, la prossima. Ribadisco il saluto a quel fabbro Ciccio Campagna. Vediamo sabato prossimo. Se mi vedi fammi sapere cosa. Allora vi saluto pure io, va bene ragazzi? Fatti vedere. Ciao mamma. Ciao ragazzi. Saluto. Ciao Space Jam, ciao. Ciao.